Oggi è stata una grande giornata di mobilitazione e di partecipazione, è stata la giornata dello sciopero generale. Oggi per noi della Federazione della Sinistra e di Rifondazione Comunista è stata anche una giornata di lotta contro Confindustria e contro il governo, in questa fase in cui i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici sono sotto un attacco gravissimo, come ha dimostrato da ultimo il caso Bertone. E abbiamo ritenuto importante essere oggi anche con quelle forme di generalizzazione dello sciopero portate avanti da tanti studenti e da tanti precari. Il 1° maggio si è picchettata via del Corso qui a Roma cercando di imporre ai grandi centri commerciali il rispetto di una giornata di festa per le lavoratrici e i lavoratori. La stessa cosa è avvenuta oggi qui sempre a Roma, a Piazza Fiume, dove appunto nuovamente si sono bloccati e picchettati centri commerciali e banche, e si sono anche bloccati flussi di trasporto attraverso il blocco dei binari alla stazione Termini, e forme analoghe si sono ripetute in tutta Italia. Beh, quello che è avvenuto è appunto la costruzione di una generalizzazione dello sciopero da parte di studenti, di lavoratrici e lavoratori della cultura, della conoscenza, da parte di una generazione segnata ormai dalla precarietà, che non ha neanche più il diritto di scioperare. Beh, questa generazione si sta per fortuna ribellando ormai da tempo, da questo autunno, sulle questioni della precarietà, della cultura e della conoscenza. Noi domani saremo oltre che a Bergamo per dire appunto il nostro no alle politiche di Confindustria del governo, saremo anche a Napoli. A Napoli per due ragioni: per costruire insieme ai soggetti che sono stati protagonisti delle lotte nelle università e nelle scuole quest'autunno, per costruire e discutere la proposta politica della Federazione della Sinistra su scuola e università, e anche per proporre, parlare della nostra campagna sociale per quanto riguarda i temi della conoscenza e del taglio alle spese militari, perché nella nostra campagna La Soluzione C'è noi chiediamo appunto questo, tra le altre cose, un taglio alle spese militari e più investimenti su scuola e università. Ci sembra importante fare questa iniziativa proprio a Napoli, non solo perché Napoli è tra l'altro sede di una base NATO da cui sappiamo che partono gli ordini per gli aerei che stanno andando a bombardare la Libia, ma anche a Napoli perché Napoli può essere una città che segna un'inversione di tendenza. Lì la Federazione della Sinistra, come sappiamo, sostiene De Magistris, sindaco di Napoli. E allora ci sembra davvero importante dire in questo momento che la precarietà nuoce gravemente al futuro di una generazione, che questa generazione vuole sapere, vuole cultura, vuole conoscenza, vuole diritti, vuole reddito, lavoro, welfare. E quindi noi riteniamo davvero che questo movimento debba continuare l'opposizione sociale in questo paese, e soprattutto il 12 e il 13 giugno riteniamo importantissimo, fondamentale, che si raggiunga il quorum sui 4 referendum. Davvero credo che sui beni comuni davvero si possa segnare una prima grande vittoria dell'opposizione sociale in questo paese.